Oggi, nell'era atomica, la potenza di un attacco dal cielo è più grande che mai. Un solo aereo può facilmente radere al suolo una città. Il controllo dello spazio aereo, o come viene chiamata la superiorità aerea, è fondamentale non solo per proteggere il territorio, ma anche dal punto di vista tattico. Ogni aeromobile che sorvola il nostro territorio deve essere identificato e devono essere note quelle che sono le sue intenzioni. Se per una qualsiasi ragione il sistema di riconoscimento fallisce e la traccia sullo schermo non può essere identificata, scatta l'emergenza. Molte basi militari hanno aerei da caccia con i relativi equipaggi in stato di allerta permanente, pronti 24 ore su 24 ad entrare in azione in situazioni del genere nel minor tempo possibile. Il loro scopo è innanzitutto quello di identificare l'eventuale minaccia. In ogni base NATO, i piloti da caccia sono in QRA, una sigla che significa stato di reazione immediata. I loro velivoli sono armati al completo e devono essere capaci di entrare in azione in pochi istanti. Caccia può rilevare l'intruso mediante il radar di bordo, oppure può essere appoggiato da un operatore radar al suolo, denominato GCI. L'intercettazione guidata da terra offre la possibilità al caccia di piombare alle spalle dell'obiettivo senza che questo se ne accorga. L'intercettazione per il riconoscimento visivo presenta degli svantaggi. Dà tempo ad un eventuale aereo nemico di avvicinarsi ad un obiettivo e di colpirlo. Una portaerei della Marina Militare statunitense non permette a nessun velivolo di avvicinarsi al punto di poter sferrare un attacco. La missione, denominata Barkup, consiste nel formare una barriera difensiva di caccia ad una certa distanza dalla portaerei. Grazie alle sue capacità nel combattimento a lungo raggio, il Tomcat è uno degli aerei più adatti a questo scopo. L'F-14 è un caccia bimotore biposto con ala a geometria variabile, progettato principalmente per operazioni di difesa delle flotte navali e per la superiorità aerea. È un intercettore a lungo raggio, ideato per essere equipaggiato con i missili Phoenix e con l'OD 9, che serve per guidare quel tipo di missile. Tra tutti gli altri aerei del suo genere, l'F-14 ha la peculiarità di fornire una copertura a lungo raggio alla flotta impegnata in battaglia.
È un velivolo piuttosto ingombrante per lavorare su una portaerei, ma proprio grazie alla sua taglia ha una buona autonomia e riesce a sopportare anche carichi pesanti, ad esempio fino a 6 missili Phoenix che pesano 500 kg ciascuno. L'AIM-54 Phoenix è un missile enorme, è dotato di un radar e il suo raggio è di oltre 250 km. È stato realizzato appositamente per l'F-14. Il Tomcat presenta un design moderno. Volò la prima volta alla fine del 1970 e da allora ha subito diverse modifiche. Benché la maggior parte di queste innovazioni riguardino i motori e l'aerodinamica, anche l'armamento dell'F-14 è stato costantemente aggiornato, rendendolo capace di attaccare a lunga distanza diversi obiettivi allo stesso tempo. Il sistema di armamento denominato ODD-9 è capace di rilevare e tenere sotto controllo 24 obiettivi allo stesso tempo e di lanciare missili Phoenix contemporaneamente contro 6 bersagli. Queste sono alcune delle caratteristiche peculiari dell'F-14. Il Tomcat ha un equipaggio di 2 membri. Il pilota è il navigatore, denominato con la sigla inglese RIO, che ha la funzione di manovrare il sistema di armamento durante le operazioni di intercettazione. Il pilota ed il navigatore, quando non sono in volo, formano comunque una squadra che lavora insieme. Ad ogni modo, ognuno è libero di volare con altri navigatori. Noi piloti cerchiamo di lavorare insieme allo stesso navigatore il più a lungo possibile perché aiuta a creare lo spirito di squadra e si impara a conoscere e ad anticipare le azioni del compagno. Così si diventa un equipaggio più efficiente in combattimento. Comunque voliamo con tutti i navigatori dello squadrone. Il Tornado ADV è una versione del famoso velivolo europeo di interdizione e attacco particolarmente adatto alla difesa aerea. Per molti aspetti è simile al Tomcat. Anch'esso è un caccia bimotore biposto con ala a geometria variabile, capace di intercettare i suoi obiettivi a lungo raggio. La prima versione operativa dell'ADV, l'FMK2, volò per la prima volta nel 1984. La versione intercettore del Tornado ha motori più potenti che nella versione interdizione e attacco e naturalmente l'avionica di bordo è totalmente differente. Il cuore del sistema è il radar multifunzione Fox Hunter che ha una copertura di 155 metri. L'armamento dell'ADV consiste di un mitragliatore Mauser da 27 mm e missili a guida radar e guida infrarossa. Lo Sky Flash è l'opzione principale di armamento. Disponiamo di 2 tipi di missile, lo Sky Flash e il Sidewinder, ma lo Sky Flash è un missile diretto ed è quello che ci dà il maggior vantaggio sui nostri avversari. È un missile molto versatile, può volare in linea retta per circa 50 km. Ha 2 configurazioni, una per l'intercettazione e una per lo scontro aereo ravvicinato che gli conferisce maggiore manovrabilità. È un'arma di prima classe, l'abbiamo testata in tutte le situazioni di impiego, sia in regime subsonico che supersonico, conseguendo sempre ottimi risultati. L'ADV è stato testato in battaglia. Ha volato per la Royal Air Force britannica durante la guerra del Golfo, soprattutto in ruoli di copertura aerea. Questo allo scopo di garantire la superiorità aerea nello spazio che sovrasta l'area dove sta avendo luogo un attacco sferrato dalle forze di terra, così da prevenire eventuali interferenze da parte di caccia nemici. Chancellor, Fatigue, Kosh.
280, höjd 6100 meter. Il Saab JA-37 Viggen, che qui vediamo decollare da una base militare improvvisata, è equipaggiato con gli stessi missili Skyflash per l'intercettazione a lungo raggio. Questa versione per il combattimento aria-aria dell'eccellente caccia svedese, la J-37, è un aereo completamente diverso, con un motore più potente e un'avionica molto avanzata. Il suo radar, a pulsazioni Doppler, è stato il primo di questo tipo in Europa ed è ancora uno dei migliori al mondo. La grande superficie alare a delta, combinata con le canard sul muso e i potentissimi motori, conferiscono al Viggen grande manovrabilità e lo rendono un elemento da non sottovalutare negli scontri aria-aria. Ma come il Tornado, il ruolo del JA-37 è quello di un intercettore, più che di un caccia dalle prestazioni acrobatiche. È grosso e pesante ed è equipaggiato con tutte le apparecchiature adatte ad individuare un bersaglio a lunga distanza in qualsiasi condizione atmosferica, e ha una velocità che tocca Mach 2 per poter portare l'obiettivo nel raggio d'azione dei suoi missili nel minor tempo possibile. Per le missioni di intercettazione, la scelta dell'avionica, cioè dell'apparecchiatura di bordo, è più importante delle capacità di manovra dell'aereo. Questo concetto è portato all'estremo dall'aeronautica militare italiana, che ancora impiega l'F-104 Starfighter, un modello che ha più di 40 anni. Ecco l'F-104S Super Starfighter, di costruzione italiana, che è una versione enormemente evoluta di quello che veniva chiamato il missile con un uomo dentro. Oltre ad un motore più potente, questo tipo di Starfighter ha un moderno apparato radar che lo rende operativo in ogni condizione atmosferica. Oggi lo Sparrow è stato rimpiazzato dal missile Aspide di fabbricazione italiana. Lo Starfighter fu concepito per la Point Defense. Ciò significa che deve essere in grado di raggiungere la quota di intercettazione in un tempo molto breve. Per renderlo più leggero possibile, in origine l'F-104 non presentava nessun tipo di radar o di equipaggiamento sofisticato, facendo affidamento unicamente sull'intercettazione guidata dalle stazioni radar di terra, che in inglese si chiamano GCE. Le sue ali piccole e affilate, assieme ai potenti motori, gli permettevano di superare Mach 2. Ma l'elevato carico alare non lasciava allo Starfighter nessuna possibilità di manovra, rendendolo così molto scadente negli scontri aria-aria. Gli italiani lo hanno allora convertito in intercettore a lungo raggio, scelta questa che si è dimostrata valida, finché riesce a lanciare i suoi missili, rimanendo fuori dal raggio di azione delle armi dell'avversario, lo Starfighter può fare un buon lavoro. Ma in un confronto aereo a distanza ravvicinata, l'F-104 sicuramente avrebbe la peggio. Nello stesso modo, la Luftwaffe ha modificato un altro prodotto degli anni 50, l'F-4 Phantom. Con il radar APG-65, la nuova versione dell'F-4 presenta notevoli miglioramenti dal punto di vista della tecnologia di bordo. Inoltre è possibile impiegare i missili AMRAAM, che sono il massimo che offre la tecnologia negli arsenali europei. L'IM-120 AMRAAM, abbreviazione inglese di missile aria-aria a medio raggio, è un missile molto versatile con un raggio d'azione di oltre 120 km. È un missile fire and forget, pressappoco spara e dimentica, che significa che dopo averlo sparato il pilota può cominciare un'altra operazione senza dover dirigere l'aereo verso l'obiettivo mentre il missile è in viaggio. È possibile addirittura sparare vari AMRAAM contemporaneamente contro bersagli diversi, bersagli che verranno colpiti senza il bisogno di aiuto da parte dell'aereo che li ha sparati. Le tattiche della Luftwaffe si basano in larga misura su queste caratteristiche dell'AMRAAM.
Sapete, le strategie cambiano continuamente e non puoi dire, ok, questa tattica funziona. Può essere valida oggi, ma potrebbe non esserlo domani. È sempre un processo molto fluido. Comunque, sì, se avessi degli Amram a bordo andrei incontro al nemico a tutta velocità e sparerei i missili da lontano, anche perché non vorrei mai trovarmi coinvolto in un duello contro un MiG, poiché probabilmente verrei abbattuto. Così cerco di combattere rimanendo il più lontano possibile, lancio i missili sperando che vadano a segno, quindi inverto la rotta e vado a bere qualcosa al bar della base. È di vitale importanza per un pilota di caccia conoscere le procedure che possano consentirgli di mettersi in salvo da un eventuale missile lanciato dal nemico. Vediamone alcune. Fondamentalmente è una combinazione di tre aspetti. Ci sono le manovre da eseguire contro i missili. Poi devi sganciare del materiale che funzioni da esca per i missili. Quelli per i missili a ricerca radar sono chiamati CAF, mentre per i missili a infrarossi sono detti flares. La terza cosa da fare è attivare i sistemi di disturbo. Di solito sull'aereo è montato un pannello disturbatore che irradia onde elettromagnetiche che confondono i radar dei missili e degli aerei e che combattono contro di noi. La situazione più pericolosa che mi viene in mente sarebbe quella di dover combattere contro aerei equipaggiati con missili a lungo raggio. Se ci trovassimo davanti a una pattuglia di caccia armati in quel modo, avremmo veramente poche possibilità di uscirne fuori vivi. Ma abbiamo adattato la nostra tattica a questo tipo di situazione. Se abbiamo il sospetto che il nemico abbia quel tipo di missile, aspettiamo con un po' di istinto suicida finché non entriamo nel raggio di azione delle loro armi, senza che noi usiamo le nostre. Per quelli di noi che rimangono vivi, comunque. Ma i sistemi vanno rapidamente evolvendosi e presto avremo armi adatte a far fronte a tali situazioni e allora le nostre possibilità di successo saranno maggiori. Viro a destra! Tento una manovra evasiva! Pronto a far fuoco! Pronto a far fuoco! Obiettivo agganciato! L'ho agganciato! L'ho agganciato! Pronto a far fuoco! Il duello aereo a distanza ravvicinata è tutta un'altra questione. Questa è una situazione dove l'agilità e la potenza sono della massima importanza e il primo che si mette in coda dell'altro può ben sperare di vincere. La potenza è un importante fattore negli scontri aria-aria. Maggiore è la potenza a disposizione, maggiore è la possibilità di virata, di accelerazione, di salita. Negli anni passati la potenza proveniva dalla velocità o dalla quota e fino ad un certo punto questo è vero ancora oggi, ma i moderni motori a reazione producono una spinta tale che un caccia di 15 tonnellate può accelerare mentre è in salita verticale. Questo filmato dà un'idea della spaventosa velocità di salita di un F-15 a decollo appena avvenuto. Andiamo, post bruciatori accesi. Manovre azzardate incrementano la resistenza aerodinamica, facendo perdere al velivolo velocità ed efficienza. Ma i moderni caccia hanno un rapporto spinta-peso superiore ad 1. Ciò è sufficiente a compensare la perdita di efficienza che comporta una virata di 9G.
La grande agilità dei caccia moderni è il risultato di innumerevoli fattori, ma una delle intuizioni più geniali fu quella di progettare un velivolo aerodinamicamente instabile che potesse essere reso stabile da un computer. L'F-16 per primo sperimentò questo principio, chiamato fly-by-wire, e subito dopo vennero creati l'F-18 e il Mirage 2000. Ma oltre ad aumentare l'agilità, questo sistema presenta molti altri vantaggi. Abbiamo imposto delle limitazioni automatiche nel computer e questo facilita molto il compito del pilota. Per esempio, con questo sistema è impossibile perdere il controllo del mezzo ed entrare in vite. Questo è fantastico durante un combattimento, perché così il pilota può compiere le manovre più estreme senza mai superare i limiti di sicurezza e sapendo di usare il mezzo al massimo delle possibilità in ogni momento. Questo è un grande vantaggio. Inoltre è impossibile sollecitare l'aereo. C'è un limitatore automatico di accelerazione G e anche questo alleggerisce il lavoro del pilota. Anche se tira la cloche al limite estremo ad alta velocità, il computer di bordo la limiterà a un'accelerazione di 9G. Il programma EFM, cioè miglioramento della manovrabilità, è una ricerca attuata contemporaneamente dalla Rockwell per gli Stati Uniti e dalla DASA per la Germania. Il risultato di questa collaborazione è l'X-31, un esempio delle possibilità che offre il sistema Thrust Vectoring. Gli aeromobili che sfruttano questo sistema sono controllati mediante la deviazione del getto del motore a reazione, accorgimento questo che aumenta considerevolmente l'agilità. L'ugello di scarico dell'X-31 presenta tre deflettori che operano separatamente sul flusso dei gas di scarico. Quando questi accorgimenti si combinano con le tradizionali metodologie aerodinamiche, si ottengono cambi di direzione repentini e molto precisi. Un obiettivo del progetto X-31 è quello di esplorare la cosiddetta zona di post-stallo e fino ad ora sono stati raggiunti angoli di incidenza superiori ai 60 gradi. Per il prossimo rimpiazzo dei vecchi F-15 Eagle, l'aeronautica militare americana ha reso pubbliche le caratteristiche e le prestazioni richieste per un nuovo caccia, l'ATF. Diversi costruttori si sono fatti avanti con progetti innovativi, ma ne sono stati scelti e realizzati soltanto due. L'Ypsilon F-22 costruito dalla Lockheed e dalla Boeing e l'Ypsilon F-23 della Northrop e della McDonnell Douglas. Dopo un periodo di prova, l'Ypsilon F-22 è stato scelto per essere sottoposto ad ulteriori sviluppi per poter entrare in produzione. L'F-22 Rapier, già conosciuto come Lightning 11, è il più recente esempio di ciò che la tecnologia moderna è in grado di realizzare al giorno d'oggi. Se dovesse volare contro un F-15, non ci sarebbe competizione. Uno dei grandi pregi del Rapier è quello di essere manovrabile anche in condizioni di post-stallo, come vediamo in queste immagini. Oltre al thrust vectoring e alla capacità di funzionare da aereo fantasma, un altro asso nella manica del Rapier è la sua capacità di volare in supercrociera. Ciò significa che può volare a velocità supersoniche senza ricorrere ai post bruciatori, grazie alla paurosa spinta prodotta dai due motori F-119-100 Pratt & Whitney. L'unico limite all'ampia manovrabilità dell'F-22 è probabilmente la capacità del pilota di sopportare le accelerazioni G. Infatti le forze centrifughe generate durante una virata stretta e veloce possono far perdere i sensi al pilota, dando luogo al fenomeno chiamato in inglese G-lock.
Per aumentare la resistenza a valori elevati di accelerazioni G, il pilota deve adottare un particolare metodo di respirazione, oltre a dover tendere determinati muscoli. È possibile sperimentare tutto questo e senza correre rischi in una centrifuga. Ci fermiamo un momento. Ora proviamo a raggiungere 8G, va bene? Queste immagini danno un'idea di quello che sperimenta un pilota durante un combattimento aereo. Il numero in basso a sinistra indica l'accelerazione G, mentre la cifra sulla destra mostra il battito cardiaco del pilota. 4. Espira e inspira. Non rilassare il torace, mantieni i muscoli tesi. Espira e inspira. Out and in. Ok, va bene. Un'accelerazione di 8G significa che il pilota avverte su di sé una forza di gravità 8 volte superiore a quella terrestre. Quindi è come se pesasse 8 volte il suo peso normale. Un caccia F-16 può dare un'accelerazione di 9G in pochissimi istanti. Inspira, 2, 3, inspira, 2, 3, inspira, 2, 3. Ok, mantieni la tensione. Mantieni la tensione. Ti vuoi fermare? Sì. Affinché il pilota possa svolgere i suoi compiti ad alti valori di G, la cabina di pilotaggio del caccia deve essere progettata in un certo modo. Jean Coureau ha contribuito al progetto della cabina del Ruffer. Abbiamo provato a inclinare il seggiolino per aumentare la resistenza del pilota alle accelerazioni. È molto difficile stare in un caccia e sentirsi addosso 9G. Non ci sono molte persone che riescono a sopportarlo per più di 15 secondi. Abbiamo provato vari angoli, inclinando il pilota che teneva lo sguardo sempre alla stessa altezza per non cambiare la sua visuale. Questo significava che le sue gambe dovevano salire e questo limitò l'angolo a 40 gradi. Per questioni pratiche abbiamo limitato l'angolo a 34 gradi, ma anche questo ha la sua incidenza sul design della cabina. Abbiamo dovuto mettere i monitor fra le gambe del pilota, la cloche da una parte, e abbiamo introdotto anche una singola manetta, che è insolito per un bimotore. Ovviamente ci sono due cursori più piccoli su quello principale, se si desidera agire su un solo motore. Il primo caccia ad adottare questo tipo di cabina è stato l'F-16. I piloti americani lo chiamarono il jet elettrico. Il pilota si trova in una comoda posizione e comanda l'aereo esercitando una pressione su un joystick che ha sulla sua destra. Questi due controlli effettivamente guidano l'aereo. Lo stick si muove con difficoltà. Questa è la sua massima escursione. Il controllo della manetta è molto semplice, ha una posizione di massima e di minima potenza. Ci sono molti pulsanti su questi controlli, ciò vuol dire che non devo controllare tutti questi altri interruttori mentre sono impegnato in un combattimento. Li sistemo prima di cominciare lo scontro, così so in anticipo che l'aereo è pronto e tutto è regolato come dovrebbe essere. Durante il combattimento devo soltanto guardare qui dentro. Le immagini sono messe a fuoco all'infinito, così i miei occhi non devono rimettere a fuoco ogni volta per vedere che cosa accade intorno. E le mie mani rimangono su questi pulsanti che uso come una tastiera. Oh, son of a bitch.
qui le fonctionnaire qui vient de me ranger. Ok, nothing to do, join the left. Captain, knock it off. Come here, Robert. I caccia dell'ultima generazione spingono la tecnologia avionica ancora più lontano. Questo è il Saab JAS 39 Gripen, un caccia multiruolo efficace sia in attacchi a postazioni di terra che nel combattimento aria-aria. Come nell'F-16 o nel Hornet, i suoi display sono multifunzionali e rappresentano le informazioni con immagini a colori ad alta definizione grazie alle unità di bordo, come ad esempio il radar, il sistema di navigazione e così via. Ma può anche monitorare dati forniti da sorgenti esterne, come radar di terra oppure altri Gripen. Quando possibile, le informazioni sono mostrate in forma schematica, anziché sotto forma numerica, poiché spesso un'immagine è più eloquente di un migliaio di numeri. Si tenta allo stesso modo di semplificare il più possibile la manutenzione. Persino con i suoi complessi apparati, i controlli di routine del Gripen possono essere effettuati da semplici reclute, anche in condizioni non ottimali, come ad esempio una base improvvisata dalle forze svedesi. Il computer di bordo registra qualsiasi tipo di problema e lo fa presente su uno dei monitor dell'aereo. Le parti difettose vengono cambiate con estrema facilità e il Gripen è di nuovo pronto per un'altra missione in brevissimo tempo. Nuovi sistemi sono attualmente oggetto di studio per migliorare quella che viene chiamata l'interfaccia uomo-macchina. Il display montato sul casco presenta maggiori vantaggi rispetto al normale sistema di display. Consente al pilota di ricevere informazioni guardando in una direzione qualsiasi e allo stesso tempo può individuare ed identificare gli obiettivi in qualsiasi punto del cielo. Questi dati vengono poi trasmessi al sistema di puntamento missili. I missili che funzionano con questo sistema sono ancora in fase di sviluppo. Il Mirage 2005 serve in questo caso come rampa di lancio per il nuovissimo missile Mika. Il Mika di costruzione francese è un missile a ricerca di calore a corto raggio per il combattimento aereo. Può essere sparato sul bersaglio da qualunque angolazione e non soltanto dalla classica posizione ad ore 6. Come l'AMRAAM, è possibile sparare diversi Mika su più bersagli nello stesso tempo. Il Mika è un missile ad alta tecnologia con un'agilità eccezionale. Combina il tradizionale controllo dei piani alari con la tecnica thrust vectoring. Il lancio del missile è avvenuto e, come era prevedibile, ha avuto pieno successo. Il missile a corto raggio di più largo impiego nelle forze aeree della NATO è ancora l'IM-9 Sidewinder. È un missile a guida infrarossa che insegue una sorgente di calore, come ad esempio la scia dei gas di scarico di un altro aereo. Con i primi modelli il pilota doveva manovrare il suo aereo in modo da trovarsi in coda al nemico, offrendo così al missile un bersaglio concreto. E neanche allora il successo era garantito, perché le testate dei missili avevano spesso la cattiva abitudine di preferire il sole come bersaglio. I recenti Sidewinder, come il 9 Lima, presentano sensibili miglioramenti. Hanno una maggiore agilità, grazie a dei piani alari supplementari, ma il vantaggio maggiore è che ora sono dei missili multiruolo. Le nuove testate sono ora in grado di distinguere le più piccole differenze di temperatura, come ad esempio il metallo freddo di un caccia dal suolo ancora più freddo. Questo fa sì che possano essere sparati da qualsiasi angolazione, non solo stando in coda al nemico.
Il Sidewinder probabilmente è il missile aria-aria più collaudato in battaglia. Questi F-15 israeliani si stanno preparando per una missione di superiorità aerea durante l'operazione Pace in Galilea del 1982. Questa guerra durò soltanto 2 giorni, tuttavia diede luogo a scontri aerei degni di quelli storici della Prima Guerra Mondiale. Il risultato fu impressionante. Gli israeliani riuscirono ad abbattere 83 caccia siriani senza subire neanche una perdita. Questo è ciò che si poteva ammirare dall'interno di un F-15. Contrariamente a quanto avviene nelle intercettazioni a lungo raggio, l'abilità del pilota può giocare un ruolo fondamentale in un duello aereo. Specialmente quando ha a disposizione soltanto un mitragliatore oppure dei vecchi Sidewinder, il pilota deve manovrare il suo caccia al massimo delle sue capacità, allo scopo di poter raggiungere una situazione di Fox 1, cioè abbattere il nemico con il mitragliatore, o di Fox 2, cioè abbatterlo con un missile. L'addestramento è qui della massima importanza perché in certe situazioni potrebbe costituire per un pilota la differenza tra la sopravvivenza o la morte. Quando un Sidewinder aggancia il bersaglio, il pilota osserva un segnale sul suo monitor e avverte un suono nell'auricolare. Questo membro dello staff di terra sta aiutando il pilota a controllare il sistema usando una fonte di calore, in questo caso una torcia, nella testa del missile. Questo è un duello aereo tra un F-16 belga e un Mirage 2000 francese visto dalla cabina dell'F-16. Mirage in Fox 2 tra 17.000 e 20.000 piedi. Non ho carburante per continuare. Sono in Bingo Fuel. L'espressione Bingo Fuel significa che l'aereo ha il carburante e appena sufficiente per tornare alla base. Quando si trova al di sotto di questo livello Bingo, allora è nei guai. Il rifornimento in volo è un modo di aumentare il raggio di azione e l'autonomia degli aerei da combattimento. Non è un'operazione facile e non piace proprio a tutti. Questi piloti di Mirage 2000 della base di Abu Dhabi si stanno esercitando al rifornimento in volo. Il metodo Probe and Drog è più difficile del sistema Boom usato dagli americani, poiché la sonda è in continuo movimento a causa della turbolenza.
Con l'unificazione della Germania, uno dei principali caccia di costruzione sovietica entrò in servizio con una forza aerea della NATO, la Luftwaffe. Così i piloti che volavano con aerei di fattura occidentale hanno ora la possibilità di provare e apprezzare il MiG-29. Che cosa ne pensano? È diverso. Gli ingegneri russi fanno affidamento soprattutto sugli aspetti meccanici del velivolo, in particolare pongono più attenzione all'aspetto pneumatico che non a quello idraulico. Il Sukhoi, per esempio, è un modello che adotta il sistema fly-by-wire, mentre il MiG-29 no. Comunque il MiG-29 è altrettanto affidabile, sfrutta un principio aerodinamico molto stabile ed è estremamente manovrabile. Non c'è molto altro da aggiungere, eccetto che per l'avionica, che nel MiG-29 non è molto avanzata, almeno se paragonata a quella dell'F-15, dell'F-16 o dell'F-18. A parte questo, sono aerodinamicamente equivalenti, anche se sfruttano mezzi differenti, più basati sulla meccanica che sull'elettronica. Esce a testa alta dal confronto con i caccia occidentali, almeno nelle performance acrobatiche. Come si comporti da piattaforma per missili ancora non è stato verificato e speriamo che non lo sarà ancora a lungo. Ma se posso esprimere un'opinione che è mia e non del mio governo, i caccia occidentali sono sempre un gradino al di sopra, sia per quanto riguarda i sistemi di armamento che per l'avionica. Questo parere era largamente condiviso ai tempi della Guerra Fredda, prima della caduta della Cortina di Ferro. Si credeva che un'eventuale guerra avrebbe messo a confronto la qualità contro la quantità. Ora i piloti della Luftwaffe hanno l'opportunità di confrontare i loro MiG-29 contro i migliori caccia occidentali, come l'F-16 e l'F-18. Il loro problema è l'avionica. Hanno sistemi che sono 15-20 anni indietro rispetto agli F-18 o agli F-16. Per quanto riguarda la manovrabilità, sono quasi equivalenti. Ci siamo esercitati contro gli F-18 in Sardegna. L'F-18 è più manovrabile, anche a velocità ridotte, mentre il MiG-29 ha un'accelerazione migliore. Ancora una volta è importante l'abilità del pilota. In uno scontro aereo a corto raggio, il pilota più esperto avrebbe probabilmente maggiori possibilità, sia che si trovi a bordo di un caccia russo, sia che piloti un caccia occidentale. Dopo la guerra del Vietnam, le scuole di volo militare come la Top Gun si sforzarono di migliorare la preparazione dei piloti statunitensi. 20 anni dopo, ecco che la guerra del Golfo li ha messi ancora una volta alla prova. Che ve ne pare? È facile parlare di come funzioni un apparato e di come uno possa reagire finché un giorno non succede proprio a te. È come se qualcuno cercasse di spiegarti che cosa si prova in un incidente d'automobile, ma finché non succede anche a te, beh, non è lo stesso. Abbiamo anche imparato che le nostre reazioni sono sempre migliori di quanto non ci aspettassimo. Il mio primo giorno, durante la mia prima missione, ho avuto bisogno di qualche minuto per rendermi conto della situazione, poi tutto è andato liscio. Le esercitazioni a cui veniamo sottoposti sono più utili di quanto pensiamo. Eravamo impegnati in una missione di attacco, fornivamo un supporto aereo alle nostre truppe di terra, quando venni colpito da un missile terra-aria. Allora ho fatto rotta verso sud e mi sono catapultato fuori dall'aereo nella regione centrale del Kuwait. Penso che l'addestramento ci sia stato di enorme aiuto. Le esercitazioni condotte con la Marina Militare statunitense sono molto realistiche, benché non sia possibile allenarsi ad essere centrati da un missile durante una battaglia. Comunque penso che soltanto il nostro addestramento ci abbia tirato fuori dai guai. Quando sei in missione, che tu abbia paura o no, ti senti sicuro quando esegui le procedure e le manovre che hai usato tante volte nell'addestramento. E penso proprio che questo ci abbia aiutato molto. Alla scuola Top Gun, il grosso Tomcat lavora accanto al piccolo magile F-16. Il Tomcat è un aereo molto efficiente ed è classificato tra i migliori caccia del mondo come un velivolo ACM, cioè specifico per il combattimento aereo. E le sue versioni A+ e D non sono seconde a nessun caccia al mondo. Mi trovo molto a mio agio combattendo a bordo di un F-14 contro un avversario qualsiasi. Il fatto è che abbiamo a disposizione molti tipi di arma, sia a corto che a lungo raggio,
e anche perché a bordo ho un ufficiale specializzato all'intercettazione radar. Mi aiuta nell'operare con il sistema di armamento ed inoltre un paio di occhi in più, cosa utilissima in combattimento. Un combattimento aereo a distanza ravvicinata ricorda un po' due cavalieri medievali che cercano di vincere l'avversario ricorrendo alla forza, all'agilità e all'astuzia. È la più alta forma di combattimento tra due persone che impiegano la loro carriera cercando di imparare la complessa arte di sconfiggere il proprio nemico personale. Overhead. At full, you're about to get gunned. Oh, what a beautiful shot.